Buongiorno, buongiorno amici, vacanze, 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 villaggio, vacanze, pineta, mare. Beh, in questo clima vacanziero, beh, ci rimane ancora un po', ancora una decina di giorni. E siamo qui per parlare, sempre del calciomercato. Questo calciomercato Inter io non mi voglio nemmeno più arrabbiare. Mi hanno detto che sono un po' pessimista, catastrofista. Hai visto che il bel gioco, Conte, il gioco bello, spumeggiante, col PSG, con la Juve, nonostante le assenze, nonostante questo, nonostante quello, lotteremo per lo scudetto. Sì. Magari, ma resta il fatto che sono scritti fiumi di inchiostro per dire che devono venire due punte di spessore e un centrocampista di spessore. Fino adesso non c'è nessuno spessore, e ancora sempre il Walser, Lukaku, Dzeko, ogni tanto si inserisce Cavani, qualche altro nome. Milik addirittura, come scambio con Icardi stamattina leggevo, potrebbe entrare nell'affare Dzeko. Un Icardi che non si capisce cosa voglia fare, vuole rientrare in gruppo. Secondo me alla fine non vorrà andare da nessuna parte e l'Inter ormai non può tornare più indietro dopo quel video che feci, perché Icardi giustamente, avendo fatto quello che ha fatto, non si sa cosa ha fatto, ma senz'altro deve essere qualcosa di incredibile, di imperdonabile, di ineguagliabile, di ineludibile, di gravissimo. Non si sa, però bisogna andare a fiducia. La fiducia è una cosa seria. Sentirete del vento in sottofondo, ma è un vento caldo, un vento anche piacevole dopo l'afa di questi giorni. E allora, che dire? Io spero, spero, però i giorni passano. Ormai siamo fine luglio. Tra poco si chiude il mercato inglese. Le squadre hanno finito le amichevoli. Cominciano, tra poco inizia pure il campionato, si può dire. Anzi, farò dopo un video di commento sul sorteggio delle giornate di campionato. Però l'auspicio mio è questo, è che Antonio Conte possa avere a disposizione una rosa buona, una rosa completa, una rosa a cui manca appunto il famoso centrocampista d'esperienza, che qualcuno dice Vidal, ma io sarei pure contento del recupero di Nangolan, che si dice no, non deve essere, non deve essere, non si sa perché, pure questo, perché forse ha bevuto qualche volta in passato. E poi queste due punte, ma stiamo scherzando, che non si sbloccasse l'affare Icardi, quello si sapeva, che Icardi ormai è una guerra. Se qualcuno pensava di prendere 60, 70, 80 milioni dai Icardi per poi andare a comprare il top player, ha sbagliato i calcoli. E quindi adesso speriamo, spero, spero, spero tanto che arrivi, ma magari che ne arrivi almeno uno tra Dzeko e Lukaku e Cavani. Anche Milik mi sarebbe bene, perché Milik è un gran bel giocatore, al di là dei due gravi infortuni che ha avuto, però veramente è un gran bel giocatore. Ma magari, con questo atto di fede, con questo, diciamo, pessimismo contenuto, io vi lascio da questa bellissima zona, questa bella pineta, come vedete. Bellissima zona, dice il mare.
quindi ciao a tutti, speriamo bene, alla prossima.